Però io ci tengo molto anche all'aspetto culturale e quindi al fatto che abbiamo anche fatto su questo piano la legge sulle STEM e quindi per facilitare l'accesso delle donne e delle ragazze alle materie STEM che è noto che sono quelle del futuro e quelle che aprono più possibilità lavorative. Però io tengo moltissimo al progetto che abbiamo lanciato l'8 marzo. Sul riconoscimento del protagonismo femminile nella storia della nostra nazione e quindi all'Italia delle donne, così si chiama il progetto, vorremmo far emergere dai territori, quindi dal basso, le figure femminili che hanno fatto la storia d'Italia ma sono state dimenticate, non ci sono nei libri di testo. Ce ne sono tante anche che non sono ancora proprio conosciute neanche nel proprio territorio e quindi speriamo che attraverso questo progetto che coinvolgerà i comuni, gli assessorati alla cultura, ma anche le biblioteche, gli archivi, tutti i soggetti che sono attivi in ambito culturale. Spero che appunto veramente si ricomponga questa presenza femminile che c'è sempre stata nella storia d'Italia, anche perché penso che questo serva anche a far capire, serva anche come posso dire, da un punto di vista culturale contro la violenza, per la parità in generale, perché serve a far capire che le donne non sono una minoranza, sono una maggioranza e soprattutto sono sempre state brave, presenti, combattive, ci sono state.